A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buon pomeriggio a tutti. Prima di iniziare vi chiedo come sempre un feedback per quanto riguarda sia l'audio che lo schermo. Mi sentite? Vedete il mio schermo? Potete scriverlo nel pannello delle domande, grazie. Bene, grazie Niccolò, Cristian, Vincenzo e benvenuti a tutti. Bene, dai, possiamo iniziare. Allora, ancora un benvenuto e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con il martedì di Graitech. Io mi presento, sono Roberta Annunziata, Sales Solution Specialist dei prodotti Manage di Graitech Italia. Oggi sono qui insieme al mio collega Paolo Esposito, BIM Application Technician. Di cosa vi parleremo oggi? Molti di voi ovviamente l'avranno già intuito, insomma, dal titolo e dalla presentazione parliamo delle famiglie. Le famiglie che sono uno degli elementi principali in Autodesk Revit. E in questo webinar vedremo le principali tecniche di creazione di librerie di oggetti parametrici e verranno fornite alcune linee guida proprio sulla gestione dei loro parametri, oltre ad una serie di utilissimi suggerimenti per un loro utilizzo ottimale. Io non mi dilungo, lascerò poi la parola a Paolo, ma come al solito vi insomma, presento brevemente chi è Graitech per chi ancora non ci conoscesse. Graitech nasce in Francia, a Parigi, oltre 30 anni fa, oggi è presente in 11 paesi con più di 50 uffici diretti. Siamo una multinazionale in continua crescita, dovuta anche alla stretta partnership che abbiamo con Autodesk, di cui siamo Platinum Partner, siamo terzo partner al mondo a livello commerciale, oltre ad essere partner anche dal punto di vista tecnologico e per la formazione, in quanto siamo proprio Authorized Training Center. Tutto questo grazie ad uno staff di oltre 600 persone in tutto il mondo, tra cui il team di ricerca e sviluppo in Romania che è formato, pensate, da ben oltre 100 ingegneri. Infine, Graitech affianca e supporta i propri clienti in tutte le fasi della progettazione, appunto dai corsi di formazione all'assistenza tecnica, perché per noi il cliente è sempre al primo posto. Vedete invece da questa slide la nostra presenza sul territorio mondiale, con 50 uffici, quelli di colore blu nell'immagine, e 5 sedi in Italia, la sede principale, l'headquarter a Venezia, e vari uffici a Milano, Roma, Napoli e Bari. Questo ci consente di avere una visione globale, ma anche una presenza locale e capillare. Il nostro modello di business invece è fondato su quattro pilastri. Il primo è il Create, per la creazione di progetti qualitativamente sempre migliori grazie all'utilizzo dei software Autodesk, ma anche affiancati e potenziati dai Powerpack Graitech. Poi abbiamo il Simulate, per la simulazione, proprio come dice la parola stessa, dei progetti e il vedere come si comportano nel mondo reale attraverso software specifici per l'analisi strutturale. Infine il Fabricate, per collegare l'ufficio tecnico con la produzione e quindi trasformare i progetti finiti in prodotti reali e il manage proprio che più che diciamo un pilastro è una trave, lo vedete anche dall'immagine perché è un processo proprio trasversale alla base di tutto di gestione dei dati, quindi di data management per la gestione della documentazione relativa alla commessa. Bene, io ho terminato, adesso passo la parola a Paolo che ci illustrerà un po' meglio le famiglie di Revit. Grazie, grazie Roberta, buongiorno a tutti. Chiedo anch'io un feedback per sapere se vedete e sentite correttamente la mia voce, giusto per non parlare da solo. Ok, tutto a posto, perfetto, grazie a tutti. Allora, parleremo oggi appunto di famiglie di Revit. Innanzitutto però mi volevo ovviamente prima presentare. Sono Paolo Esposito, sono un BIM Specialist, diciamo che lavoro con questi software da un bel po' di anni. Ho lavorato per diversi venditori. Attualmente, per quanto riguarda il mio ruolo, sono un tecnico di applicazioni BIM su Revit, AutoCAD, Navisworks, eccetera, eccetera. Leggete voi, diciamo, sulla slide di cosa mi occupo. Presso Graitech, appunto, abbiamo già parlato di chi sia Graitech, grazie a Roberta. Allora,
Le famiglie, iniziamo subito con quattro slide e poi entriamo nel vivo, nel senso che vediamo prima cosa sono le famiglie di Revit. Quindi le famiglie sono, diciamo, il centro di Revit, si potrebbe dire, nel senso che sono tutto quello che vado a inserire all'interno di un progetto. Quindi tutto quello che inserisco si può dire che sono famiglie, poi possono essere appunto diverse tipologie, categorie di famiglie, diversi tipi, eccetera, eccetera, però quello che vado a inserire all'interno di un progetto sono sia a livello tridimensionale che a livello bidimensionale, il core che del software appunto di Revit. In realtà poi in Revit esistono vari formati di file che sono appunto il formato RDT ed RTE, che sono i formati del progetto, ma oggi abbiamo detto che ci interessa più la parte di famiglia, appunto, ovvero il formato RFA, file di famiglia finito, quindi sta appunto per Revit Family, e il formato RFT, modello di famiglia, o Revit Family Template, quindi l'acronimo, l'estensione di questo file, è il modello di partenza per la costruzione di una famiglia di Revit, famiglia di libreria, ovviamente. Perché specifico famiglia di libreria? Perché esistono, diciamo, varie tipologie di famiglie, che sono le famiglie di sistema, quelle che ci sono già all'interno del progetto, ovvero comandi che non derivano da un blocco esterno che vado a caricare all'interno del progetto, ma sono elementi di costruzione. Possono essere, per esempio, muri, tetti, pavimenti o anche elementi bidimensionali di annotazione, come quote, piuttosto che testi. Sono tutte famiglie di sistema, quindi non ci sarà mai una libreria esterna che vado a caricare, ma saranno tutte all'interno o del template o del mio progetto. Da non confondere appunto con le famiglie di libreria, ovvero quelle caricabili da una directory esterna. Quindi vado a caricare queste famiglie con file RFA e li importo all'interno di un RVT o di un RTE, Revit Template, quello che abbiamo visto prima a livello di formato. E questi sono blocchi, in sostanza, blocchi che possono essere bidimensionali o tridimensionali, possono essere, diciamo, più o meno parametrici, e vado a importarli all'interno del progetto. Infine ci sarebbero anche le famiglie locali, che sono quelle che vado a modellare direttamente dal progetto. Non conviene molto utilizzare questa terza forma di famiglie, perché comunque appesantisce parecchio il file. Solo quando c'è un estremo bisogno, allora vado a costruire qualcosa ad hoc per il mio progetto. Oggi comunque ci occuperemo soprattutto delle famiglie di libreria. Comunque, per tutte queste famiglie esistono varie tipologie di oggetti, che sono gli elementi di modello, quindi elementi tridimensionali che vado a inserire all'interno, diciamo, del progetto. Si possono visualizzare in tutte le viste, dove visibili. Se non li vedo in una vista, vuol dire che non sono visibili in quella vista, però essendo elementi tridimensionali dovrebbero vedersi nelle viste dove è possibile vederli. Cioè, scusate il gioco di parole. Gli elementi di annotazione e gli elementi di dettaglio. Gli elementi di annotazione invece si vedono solo nella vista in cui li vado ad inserire. Sono elementi bidimensionali. Che differenza c'è tra annotazione e dettaglio? La notazione è un elemento che non varierà a seconda della scala della vista, quindi per esempio un testo, se lo tratto come un testo di 5 mm, che sia in scala 1, che sia in scala 1 a 1 milione, sarà sempre stampato 5 mm reali. Gli elementi di dettaglio invece scalano con la vista, vedete in quel caso abbiamo una pignata con un travetto, che scalerà a seconda della scala della vista, giustamente, essendo la rappresentazione grafica bidimensionale di un elemento di costruzione. Quindi queste sono le tipologie di oggetti di Revit. Oggi ci occuperemo di una famiglia di un elemento di modello. In questo caso andremo a prendere un infisso, magari una finestra. Andiamo a live con Revit. Apro software, quindi parto proprio da zero, non c'è niente di preparato, almeno a livello di file. Parto da un template, come ce l'abbiamo tutti in fase di installazione del software,
Quindi, nuova famiglia. Abbiamo qua una serie di file RFT, quindi Revit Family Template. Queste sono praticamente, rappresentano le categorie di Revit, in questo caso degli oggetti in modello, ma ci sono anche quelle di annotazione. Ci prendiamo appunto un file di una categoria finestra metrica, vedete c'è un po' di tutto. In realtà una dritta, posso partire anche volendo da un modello generico e andare a cambiare la categoria di questa finestra. Certo, partire da un template già predisposto per la costruzione dell'elemento che voglio fare è molto più comodo perché all'interno, vedremo, ci sono già delle indicazioni su come costruirlo. In questo caso appunto c'è un muro che ospiterà la finestra, un muro che è comunque modificabile come se fosse un muro di progetto. Vedete, posso andare a cambiare il tipo, posso andare a inserire volendo anche degli strati, insomma, come si fa in qualsiasi muro, diciamo, di progetto di Revit. Allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo un lato esterno e un lato interno, vedete, quindi dei testi che ovviamente non appariranno all'interno del progetto, ma sono delle annotazioni che si fermeranno solo all'interno della famiglia. Vi dicevo prima che se fosse stato un modello generico avrei potuto cambiare la categoria da qui. Non è il nostro caso perché siamo partiti direttamente da finestre. Abbiamo già un parametro di larghezza che mi permette di andare a cambiare appunto la larghezza della finestra, un parametro di equidistanza che la centra rispetto a questo piano di inserimento e che si interseca con questo piano di riferimento orizzontale in modo da identificare il punto centrale della finestra e quindi il punto di inserimento della finestra. E abbiamo già, se andiamo a una vista tridimensionale, un'apertura, possiamo cambiare anche magari la visualizzazione. Questa apertura, vedete, ha forato il muro. Un'apertura che magari potrebbe non andarmi bene. E quindi cosa faccio? La vado a cancellare perché voglio creare una mazzetta. Quindi vado, per esempio, in una vista di pianta, vedete, e non ho più la mia apertura. Le altre viste che vediamo all'interno della famiglia sono, non sono le classiche viste nord, sud, ovest, est, che ci sono i template tipo architettonici, però ovviamente sono i vari prospetti, destro, esterno, interno e sinistra. Poi questi variano a seconda del template. Se fosse una famiglia di un elemento di dettaglio, allora non ci sarebbero i prospetti, non ci sarebbero comandi tridimensionali, come per esempio vediamo qui i comandi tridimensionali di estrusione, unione, rivoluzione, eccetera, eccetera. In un prospetto possiamo già andare a definire dei piani di riferimento. I piani di riferimento, dicevo prima, sono importanti perché comunque identificano diciamo, i riferimenti appunto della mia famiglia. Quindi in questo caso vedete il riferimento centrale, qui abbiamo la parte inferiore e qui abbiamo la parte superiore. Ecco, un consiglio che vi do, perché io ovviamente non è esperto ancora di famiglie, è di non vincolare mai gli oggetti tra di loro, ma utilizzare sempre i piani di riferimento. Tra l'altro, da qualche versione, nella scheda di visibilità grafica, è possibile andare a cambiare la visibilità, diciamo, scusate, nello stile degli oggetti, di andare a cambiare la visibilità dei piani di riferimento, magari creando dei nuovi piani di riferimento tramite le sottocategorie di Revit. Quindi se non li voglio tutti verdi tratteggiati, posso crearli volendo dei piani di riferimento in modo che quando ne ho tanti riesco a riconoscerli. Posso dare anche un nome ai nostri piani di riferimento volendo. Vedete che ognuno di questi ha un nome, in modo che poi sarà più facile andare a scegliere il piano di riferimento che mi interessa per quanto riguarda i vincoli della mia famiglia. Bene, a questo punto, visto che abbiamo pochi piani di riferimento, tracciamone altri, andiamo su Crea, piano di riferimento o RP, appunto, Reference Plane da tastiera. E ci tracciamo i nostri piani di riferimento. Io sono nel prospetto esterno, ma fa niente, nel senso posso tranquillamente tracciare sia esternamente che internamente, diciamo, i miei piani di riferimento, tanto sono piani infiniti che si vedranno, diciamo, in tutte le viste. Gli diamo anche magari un valore che nelle famiglie è parte dai template di default, almeno sempre espresso in millimetri. Quindi nessuno mi vieta ovviamente di andare nell'unità di misura e andare a cambiare, diciamo, la lunghezza. Se potessi lavorare in centimetri, potrei lavorare in centimetri semplicemente cambiando, diciamo, questo parametro dell'unità di misura. In realtà poi,
diciamo che riaprendo un template, non potendolo salvare, almeno non con salva con nome, sarà sempre in millimetri. Ok, con le quote provvisorie quindi andiamo a definire i valori. Ops, scusate, ho digitato male, vedete. Vabbè, questo sarà il valore del davanzale, dello spessore del davanzale, si può rendere già volendo parametrico. Prima però vado a vincolare questi valori, quindi con una quota, seleziono, diciamo, i due fili di riferimento e vado a vincolarli con il classico lucchettino di Revit. Questo invece rappresenterà, diciamo, lo spessore del mio davanzale. Ovviamente non faremo chissà quale famiglia per ragioni di tempo, quindi, anche perché poi in fase di formazione, diciamo, facciamo molto di più. Seleziono questi due piani di riferimento. Stavolta, invece di chiudere il lucchetto, vado a creare il primo parametro della famiglia, che è lo spessore, appunto, del davanzale. Questo parametro come si crea? In questo caso un parametro di lunghezze, di dimensioni, quindi seleziono semplicemente la quota, vado sul tasto crea parametro, si aprirà la finestra proprietà parametro. Qui abbiamo la doppia possibilità, oggi per ragioni di tempo non parleremo dei parametri condivisi, lo faremo magari nei percorsi BIM in fase, diciamo, di formazione. Possiamo però parlare di tutto quello che c'è qui dentro, ovvero la possibilità, diciamo, di dare il nome del parametro, quindi in questo caso lo chiamerò spessore davanzale, abbiamo detto. Possiamo decidere se il parametro dovrà essere di tipo o di istanza, quindi di tipo andrà a influenzare all'interno delle proprietà di tipo la tipologia di oggetto. Di istanza invece il singolo oggetto. Ovviamente in questo caso direi che il parametro è di tipo perché è il tipo di elemento che ha uno spessore davanzale che lo rende caratteristico. Ok. Vedete che si assomigliano, diciamo, questo altezza di quote davanzale e spessore davanzale. Poi questo parametro si potrà cambiare sia tramite la quota, sempre all'interno della famiglia, ovviamente, che tramite questa finestra, tipi di famiglia, che ci permetterà di andare a visualizzare tutti i parametri, sia di sistema, che sono quelli già presenti in sostanza, sia quelli che andrò a inserire io di famiglia come spessore davanzale, sia i parametri condivisi, che non abbiamo visto, che mi permetteranno comunque di visualizzare il parametro anche in un abaco o in un'etichetta. Bene, il primo parametro l'abbiamo fatto. Non abbiamo cambiato il valore, vi consiglio sempre comunque, soprattutto in presenza di geometrie, di andare a provare i parametri che andiamo a inserire. A questo punto però non ho più il foro della finestra, quindi andiamo a crearci i nostri vuoti all'interno della famiglia. Questo magari lo tiriamo su per comodità. Quindi ci sarà un vuoto interno e un vuoto esterno. Prima però volevo fare un altro piano di riferimento, in realtà in pianta, quindi nella pianta del pavimento. Mi vado a creare un piano di riferimento che mi permetterà di definire, diciamo, la posizione della finestra all'interno del muro. In questo caso facciamo, tra l'altro questo è un parametro che le famiglie default di Revit non hanno praticamente mai. Poi, per chi non volesse, diciamo, modellare le famiglie, ormai, cioè, si trova un po' di tutto su internet, i produttori hanno delle librerie ben abbondanti e fornite. Comunque anche questo lo facciamo come parametro famiglia, questa volta potremmo fare anche un parametro di istanza, volendo, in modo che andrò a inserire, diciamo, la finestra, la geometria, il modello della finestra, direttamente su questo piano di riferimento e anche il foro che sto per fare, partiamo magari dal foro interno che sarà più grande e cominciamo a modellare qualcosa con, diciamo, la creazione dei vuoti di Revit, quindi di un paio di estrusioni. Facili facili. Andiamo su Crea, non estrusione ma vuoto estrusione. In realtà, anche se facessi estrusione, poi ci sarebbe la possibilità di cambiare da solido in solido di sottrazione. Quindi, se uno si sbaglia e crea un solido, poi può rimediare, diciamo, facendo un solido di sottrazione. Se uno si sbaglia, invece, può andare su Crea, andare su Vuoti e andare su Estrusione. A questo punto, selezioniamo il rettangolo e tracciamo questo rettangolo
lungo, diciamo, tutto il perimetro dei piani di riferimento che ho creato. Questo sarà il primo foro, compreso il davanzale, ovviamente, perché il davanzale lo devo ancora modellare. Chiudiamo i quattro lucchetti. E la prima parte, diciamo, è vincolata. È un solido di sottrazione. Non mi interessa adesso la fine o inizio estrusione, quindi la profondità, perché comunque poi in pianta andrò a vincolare la mia profondità ai piani di riferimento che ho creato, uno filo muro e uno che si chiama posizione finestra. Quindi termino. Andiamo a vedere in pianta appunto il mio vuoto, effettivamente nella posizione sbagliata. Posso in questo caso o trascinare il vuoto fino a prendere, diciamo, il piano di riferimento. Questo lo si può fare, è vero, però attenzione, perché nel caso ci fossero altri oggetti sullo stesso piano di riferimento, mi conviene usare invece un altro comando per non rischiare di prendere quegli oggetti, che si chiama allinea. Allinea mi permette di allineare gli elementi tra di loro, selezionando prima il riferimento, poi l'oggetto appunto da allineare, e chiudo il lucchetto. Quindi la stessa cosa la faccio sul muro. Vedete, se non prende poi il filo muro, il piano di riferimento che c'è al filo muro, col tab vado a cambiare il riferimento di selezione. Clicco e clicco su vuoto e chiudo il mio lucchettino. Stessa cosa faccio su questo, quindi mi posiziono su un piano di riferimento, scusate, su una vista di prospetto esterna. Vado a creare più velocemente questa volta il vuoto tramite un rettangolo, questa volta interno, ma comprendo sempre il davanzale. Ok, quindi ho creato il mio rettangolo, ho chiuso i quattro lucchetti. Fine estrusione uguale a prima. A questo punto, eccolo qua, questo è il mio vuoto che vado a vincolare a questo piano di riferimento e a filo muro, sempre col comando allinea. Quindi piano di riferimento, chiudo il lucchetto, filo muro, pure. Ecco fatto, ho creato, vedete, i miei vuoti. Qualcuno potrebbe contestare perché i vuoti non tagliano il muro, perché devo scegliere cosa devono tagliare i vuoti. Quindi taglia, seleziono il vuoto e il muro, stessa cosa faccio col secondo vuoto. Possiamo già provare i primi parametri per vedere se funziona il tutto. Quindi andiamo in tipi di famiglie, dove appunto ci sono tutti i miei parametri relativi alla famiglia che sto creando. Per ora sono solo parametri di dimensioni o diciamo descrittivi, eccetera, eccetera. Altezza, vabbè, l'altezza adesso ci interessa poco, facciamo che ne so, 1600, applica, vedete la finestra si alza, larghezza 1200, funziona, posizione finestra 110, vedete che si sposterà la mazzetta. C'è anche spessore davanzale, beh, davanzale non l'ho ancora fatto, quindi non si vede questo parametro, lo proviamo dopo. Ok, a questo punto andiamo a creare questo davanzale. Quindi facciamo una cosa, non facciamo esterno e interno, anche perché vedo che il tempo vola, e quindi andiamo a creare un unico solido questa volta, però vabbè, sarebbe difficile farne due. Anzi no, prima facciamo un bel piano di riferimento, reference plane, esterno al muro. Andiamo a definire anche una misura. Vedete, poi le quote provvisorie che abbiamo sia nelle famiglie che nel progetto sono fisse, non devo per forza modificare questo valore. Posso prenderla con un drag and drop, trascinarla a filo muro e poi andare a definire, diciamo, la lunghezza. Niente, dai, facciamo un solido e basta. Crea, estrusione, estrusione, e andiamo a definire il nostro solido. Ok, faccio metà poi lo specchio. Quindi lo seleziono, non vi preoccupate, posso selezionarle tranquillamente perché sono in modalità di sketch e quindi c'è possibilità di utilizzare altri comandi, diciamo, o di selezionare altri oggetti. Quindi con la selezione crossing, quindi da destra verso sinistra, vado a selezionarlo tranquillamente. E con specchia vado a selezionare l'asse speculare che mi specchierà tutto l'oggetto. Non basta questo perché comunque devo andare a vincolare queste linee rispetto ai piani di riferimento, sempre col comando allinea. Partiamo da qui. Vedete
Quindi selezioniamo, ripeto, il piano di riferimento e la linea, chiudiamo lucchetto e lo facciamo su quasi tutto il perimetro. Questa è un'operazione un po' noiosa, però è necessaria. Ok, lo facciamo anche di qua. Quindi il piano di riferimento e l'oggetto. Vedete che io vado un po' in ordine in modo da non perdermi le linee in giro. Perfetto, questa è tangente, quindi non devo, diciamo, pur specchiata, riallinearla, rivincolarla. Ok, il davanzale l'abbiamo costruito, ci spostiamo in un prospetto esterno perché dobbiamo vincolare lo spessore davanzale al parametro suo omonimo, spessore davanzale. Quindi allinea, piano di riferimento e davanzale. Allinea, piano di riferimento, davanzale, chiudiamo lucchetto. E abbiamo creato così il nostro davanzale, granché, ovviamente, però. L'importante è che adesso si sia capito il concetto, diciamo, di come funziona. Allora, una cosa che non mi piace è il materiale. Il materiale, in realtà, è inutile che lo cambio qua dentro. Mi piacerebbe cambiarlo all'interno del progetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che io comunque posso selezionare l'oggetto, sì, e cambiare il materiale, vero? Però se lo cambiassi qui, senza possibilità di cambiarlo nel progetto, sarebbe abbastanza inutile, o meglio, sarebbe abbastanza fisso come materiale. Preferisco creare un parametro che mi permette di cambiare, diciamo, ogni qualvolta voglia, il materiale del mio davanzale, così come farò per il telaio e per i vetri, eccetera, eccetera. Quindi seleziono il mio davanzale, dove c'è materiale, al posto di dirgli seleziono materiale, dico aggiungi parametro, oppure meglio ancora, associo parametro famiglia. Associo parametro famiglia, vi creo un nuovo parametro. Vedete che partendo dalle proprietà dell'istanza dell'oggetto, lui mi fa per forza un parametro materiale, perché comunque i parametri li posso creare anche nella finestra tipi di famiglia, però poi devo specificare che tipo di parametro è, quindi così invece non mi posso assolutamente sbagliare. Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo davanzale semplicemente, tanto so che è un parametro materiale, quindi rispecificare che sia un parametro materiale. Ok, ecco fatto. A questo punto, se vado in tipi di famiglia, posso andare a specificare magari un materiale default che comunque potrò cambiare all'interno del progetto. Come? Cliccando su questo tastino mi vado a prendere, che ne so, marmo, vediamo se c'è all'interno della libreria Autodesk. Eccolo qui. Quindi questi materiali non sono quelli che ci sono all'interno della famiglia, ma sono i materiali ASI, quindi materiali condivisi con un altro software, sono librerie esterne a Revit, e quindi questo materiale lo devo importare all'interno, diciamo, del documento, in questo caso della famiglia della finestra. Vedete, poi materiali sarebbe un discorso a parte, no? Ci sono dati, identità, la grafica che mi permette comunque di stabilire il tipo di colore, il tipo di retino, eccetera, eccetera, rispetto alla superficie della sezione. Abbiamo l'aspetto in fase di rendering, a cui posso associare una texture. Abbiamo il comportamento fisico per quanto riguarda la parte, diciamo, strutturale, il comportamento termico per quanto riguarda, diciamo, le proprietà energetiche del mio materiale. Vabbè, però questo è un altro capitolo. Ok, quindi ho associato, vedete che ha cambiato anche colore, il materiale al relativo parametro. Quindi questo sarà il suo materiale default e questo materiale verrà importato all'interno del progetto nel momento in cui importerò la mia famiglia nel progetto. Quindi qualcosina abbiamo già fatto. Allora, andiamo più veloce, andiamo senza indugio e andiamo a creare una sorta di telaio, diciamo, da associare. Insomma, modelliamo un po' di cose prima di passare oltre. Quindi modelliamo in questo caso il telaio, poi le ante e via dicendo. Allora, per quanto riguarda il telaio, magari mi sposto in un prospetto interno. In un prospetto interno andiamo a crearci semplicemente, diciamo, le cose abbastanza semplici, perché voglio vedere più roba possibile,
Quindi andiamo a crearci un rettangolo, un po' come prima. Andiamo a vincolare questo rettangolo e magari andiamo a crearci un rettangolo interno, magari con un offset. Quindi anche combiniamo, cioè, il comando offset, col tab prendo tutto il perimetro e andiamo a vincolare. Adesso ho evitato di fare il definimento. Questo 100. Perfetto. Anche in questo caso possiamo già dargli il parametro materiale, quindi lo chiamiamo telaio. Ok, potremmo già anche dargli il materiale default. Lo spessore, quindi andiamo a vedere che tipo di spessore utilizzare. Allora, selezioniamo il termine per creare effettivamente il telaio. Vedete, è un po' spesso, un po' fuori questo telaio. Adesso lo sistemiamo. E andiamo a vincolare. Allora, io creerei magari un altro piano di riferimento. Con una misura di un telaio, diciamo 6 centimetri di telaio. Ok, a questo punto vincoliamo questi due oggetti, questi due piani di riferimento, e andiamo a vincolare questo con questo piano. E a questo piano di riferimento questo spessore, in modo che da avere, diciamo, un telaio più semplice. Ok, con lo stesso sistema possiamo farle ante tranquillamente. Quindi, cosa facciamo? Andiamo sempre in un prospetto esterno. Qua probabilmente è meglio andare abbastanza veloce perché sono operazioni abbastanza, diciamo, ripetitive. Andiamo a creare un'estrusione. Ok, vincoliamo questa estrusione, solito offset con un certo spessore, facciamo uguale adesso, vincoliamo anche questo spessore, termina, andiamo come al solito. Vedete, in questo caso abbiamo una geometria, quindi bisogna stare attenti a non vincolare l'oggetto alla geometria, ma al piano di riferimento. Selezioniamo il piano di riferimento, selezioniamo l'anta e andiamo a vincolare. Quindi se è un po' più lungo il piano di riferimento è meglio perché è più facile poi andarlo a selezionare. Eccolo qui. Un'anta l'abbiamo fatta, l'altra la possiamo specchiare, ma vi anticipo che dobbiamo comunque poi vincolarla, quindi la specchiamo. Ok, questa, vedete che non è vincolata, mentre invece questa l'ho vincolata prima, e infatti mi dice attenzione, vincoli non sono soddisfatti, rimuovo i vincoli. Non li rimuovo, ma vado a vincolare anche questa con solite operazioni di allineamento. Ecco fatto. Diamo magari anche il parametro materiale a questo, così poi lo proviamo all'interno di un progetto. Questo ante. Ok, perfetto. Vedete che piano piano comunque una sorta di finestra viene fuori. Finiamo il modello con appunto la possibilità di crearci anche un bel vetro. Vetro, crea, estrusione. Questa volta magari gli diamo subito il materiale vetro, glielo faccio anche cambiare, e vado a crearmi i due vetri. Ecco, in questo caso, a differenza delle ante, ho la possibilità di andare a creare con un'unica estrusione i miei vetri, perché tanto sono staccati, non hanno linee che coincidono, a differenza delle ante che avrebbero avuto questa linea centrale che sarebbe, diciamo, concisa. Allora, termina. Ok. Allora, in questo caso facciamo una cosa semplice, semplice, magari un'equidistanza che poi andiamo a cancellare. Questo comando mi permette di avere un'equidistanza tra gli elementi, vedete? Quindi ho preso questi tre riferimenti, questi quattro riferimenti, gli ho detto equidistanza e ha creato un'equidistanza di elementi. Ok, a questo punto andiamo a cancellare questa equidistanza e
creiamo semplicemente dei vincoli con il pene di riferimento a 2 centimetri. Il vetro sarà di 2 centimetri. Ok. Basta, questo è lo stesso. Allora, vi dicevo prima, proviamo la nostra famiglia, altrimenti cioè, potrebbero esserci degli errori e poi è difficile andare a scovare. Per provare la famiglia andiamo a cambiare i soliti parametri di altezza, 1.400, larghezza, posizione finestra, facciamo 70. Dovrebbe avanzare, perfetto, mi sembra che sia tutto a posto. C'erano altri parametri? No, gli altri sono materiali. Vabbè, c'è lo spessore dell'avanzare, un po' più spesso, e funziona anche questo. Vedete che la finestra comincia ad avere un po' di parametri che si possono cambiare. Fin qui, chi conosce le famiglie, diciamo, non ha problemi a seguirmi. Ok, cominciamo ad edificare qualcosa. Quindi abbiamo fatto, diciamo, le ante, abbiamo fatto i vetri, abbiamo costruito tutto all'interno di questo file. È possibile però inserire altri file all'interno di una famiglia, quindi una famiglia all'interno di una famiglia, si chiama appunto famiglia nidificata. In questo caso non andrò a costruire la nidificazione, scelgo una famiglia già bella e fatta, che sono le persiane, quindi andrò a inserire un paio di persiane all'interno della famiglia che ovviamente dovranno variare con la dimensione. Le dimensioni che do a questa famiglia. Quindi vado a dirgli inserisci carica famiglia, come farei all'interno del progetto. Quindi carica famiglia, questa è la libreria di default di Revit, quindi chiunque di voi può andare, chiunque abbia Revit almeno, può andare a prendere questo file persiane. Ok, se vi siete scaricati le librerie perché diciamo che dalla versione 2022 con l'installazione software le famiglie non vengono più scaricate, ma bisogna scaricarle, diciamo, manualmente oppure prenderle direttamente online con carica famiglia Autodesk. Eccolo qua. E qui ci sono le stesse famiglie che avete visto all'interno della directory di Windows di prima. Bene, abbiamo caricato la persiana, dove possiamo vederla questa persiana? All'interno del browser di progetto. È una categoria modelli generici. Persiane, eccole qua. A questo punto andiamo in piante, la andiamo a inserire col comando crea componente. Il comando crea componente mi permette di andare a inserire appunto la persiana. Attenzione a livello di dettaglio, non abbiamo ancora parlato, però ho utilizzato il livello di dettaglio alto per questa persiana perché varia a livello di dettaglio. E bisogna vincolarla rispetto, diciamo, alla mia finestra. Quindi rispetto all'apertura esterna, quindi questo, chiudo il lucchetto e questo, chiudo il lucchettino, la larghezza però è questo, ok. Bene, bene, bene. A questo punto andiamola a vedere, la vista tridimensionale, vedete che anche in altezza ho la necessità di andarla a vincolare rispetto al davanzale, quindi in un prospetto esterno, anche in questo caso uso un livello di dettaglio alto. Revit ha tre livelli di dettaglio che sono settabili all'interno della famiglia, che sono basso, medio e alto. Quindi posso far vedere o non vedere determinati elementi a seconda del livello di dettaglio. In questo caso, vedete, se vado sul livello di dettaglio basso, lui mi spegne la cornice della persiana, chissà perché qua. Ok. Alto invece me lo va ad accendere. Questo lo possiamo decidere noi, tranquillamente, in fase di costruzione della famiglia, con un comando, magari lo vediamo dopo, che si chiama, selezionando un oggetto, impostazione visibilità, vedete? Basso, medio e alto. Ok. Allora, andiamo quindi, scusate, su modifica, allinea, selezioniamo questo piano di riferimento e la persiana che si va a vincolare all'oggetto. Ovviamente le dimensioni ancora sono sballate. Perché sono sballate? Perché la persiana è una famiglia a sé, quindi non è che gli va a prendere, diciamo, i parametri della finestra, a meno che non glielo dica io. E come faccio a dirglielo? Seleziono la mia persiana e vado a associare i parametri di altezza e larghezza. Altezza e larghezza in questo caso mi servono, a
ai parametri della finestra, però la finestra all'interno non ha nessun parametro per quanto riguarda la persiana, me lo devo creare prima e poi associarlo. Vedete, in questo caso abbiamo la larghezza, che secondo me dovrebbe essere uguale alla larghezza, diciamo, della finestra, diviso 2 meno questo 80, a meno che non voglia vincolare di qua per facilitarmi il compito. Vabbè, non fa niente. Quindi andiamo in tipi di famiglie, ci creiamo un nuovo parametro, questa volta da qui, non partendo da, diciamo, la famiglia, ma da tipi di famiglia, lo chiamo, che so, L persiana di tipo, anche perché le formule vanno fatte o tra parametri di tipo o tra parametri di stanza. Vabbè, lasciamo perdere adesso i parametri di rapporto, lo faremo in fase di eventuale corso. Quindi L persiana, ok, ho creato il parametro, è un parametro di dimensione, quindi attenzione a quello che scegliete qui, lunghezza, e gli dico che L persiana è uguale a larghezza, vedete c'è la colonna della formula, diviso 2 meno 80. Applica. Già che ci siamo, facciamo anche H persiana, quindi altezza della persiana in sostanza, nuovo parametro di lunghezza, H persiana, ok, che è uguale a altezza altezza, basta, mi sembra che sia, oddio, meno 80 forse, cioè, no, meno 80, poi dipende dalla dimensione, insomma, posso fare anche meno. Ok, quindi ho creato il parametro, vedete che i valori sono già calcolati. Adesso devo associare questo parametro con i rispettivi valori alla persiana. Come faccio? Seleziono la persiana, modifica tipo, altezza è uguale a H persiana. Larghezza è uguale a L persiana. Perché è già cambiata la persiana. Quindi vado a specchiarmi la mia persiana dall'altra parte. Anche in questo caso, come nel caso delle ante, devo andare a vincolare io poi successivamente, diciamo, la mia persiana. Vedete? Allora, se vi soffermate sull'oggetto appare un title, modello generico, così sapete cosa state selezionando. La stessa cosa appare sulla barra di stato qui sotto. Okay. Se vado qui, modelli generici, persiane. Bene, facciamo la prova del 9, quindi allarghiamo, ristringiamo la finestra, comunque cambiamo il parametro sia di altezza che di larghezza. Quindi larghezza facciamo così, ordiniamoli questi parametri, così in modo che in fase di caricamento all'interno del progetto si vedranno ordinati. Larghezza, che ne so adesso, improvviso, 1500, altezza pure. Applica. Vedete che anche la persiana varierà grazie alla formula rispetto a quello che abbiamo inserito. Ok, abbiamo quindi nidificato questa famiglia. Questa famiglia, abbiamo detto, possiamo arricchirla anche bidimensionalmente, quindi possiamo andare in una vista di pianta e andare a, che ne so, tracciare quelle che si chiamano linee dei simboli, volendo. Quindi se volessi disegnare, sarebbe meglio forse nidificare un componente di dettaglio all'interno di questa famiglia. È vero, però per ragioni di tempo lo facciamo tramite appunto le linee dei simboli. Disegniamo direttamente qui. Quindi linee dei simboli. Cosa sono le linee dei simboli? Anzitutto sono l'equivalente delle linee di dettaglio che ci sono all'interno del progetto. Quindi mi permettono di andare a creare delle linee solo nella vista in cui le sto creando, cioè visualizzabili solo nella vista in cui le sto creando, in questo caso una vista, una qualsiasi vista di pianta, perché sono in una famiglia. Quindi linee di simboli, che ne so, facciamo una cosa, ma va bene anche una linea qualsiasi a caso, così va bene. Sarà ok. Attenzione, non tracciatele basta, ma bisogna vincolarle, nel senso che se io poi sposto la finestra, questa rimane qui. Quindi assolutamente bisogna andare a vincolare anche le linee simboli, in questo caso magari tramite una quota rispetto ai piani, a un piano e basta.
di riferimento, occhio all'etichetta, sono proprio lontano in metro. Ok, quindi in modo che io si sposto la finestra con posizione finestra 90, si sposta anche la linea dei simboli. Ok, magari questa linea dei simboli la voglio vedere, così giusto per farvi vedere anche questo comando, solo in un livello di dettaglio alto. Quindi cambiando il livello di dettaglio, attivando magari l'anteprima della visibilità della famiglia, cambio il livello di dettaglio, questa sparisce. Basso, alto, vedete? Questa è la linea di quota, sparisce anche la relativa quota, ovviamente. Questo comando appunto mi serve per avere un'anteprima di quello che succederà all'interno del progetto. Invece senza questo comando vedo tutto quello che ho creato all'interno della famiglia. Magari creiamolo velocemente. Un progetto con un muro in modo per da verificare che la famiglia appunto funzioni. Facciamo un bel muro stratificato. Eccolo qui. Perfetto. E andiamoci a caricare la famiglia all'interno del progetto. Non gli ho dato un nome, quindi si chiamerà famiglia 3. Eccola qua. Ok, magari la salviamo col nome così almeno si capisce meglio. Salva con nome e la chiamiamo finestra. Ok, finestra 1. Perfetto. Allora, l'altra cosa che possiamo fare è creare i tipi. Quindi ho creato, diciamo, vedete che la persiana, per esempio, è un tipo. Io di tipi attualmente non ne ho, quindi se carico questa famiglia all'interno del progetto non ho alcun tipo, diciamo. Per creare tipi basta andare qui, in tipi di famiglia, dico il nome del tipo e lo chiamo, che ne so, questa cosa è 1500x1500, 150x150. Poi magari mi creo un altro tipo, nuovo tipo. E la chiamo 130x150. A questo punto però la larghezza la cambio e gli dico applica, vedete? Piano piano vado a creare i tipi. Posso creare già dei tipi default in modo che quando vado a caricare la famiglia, lui creerà, diciamo, già dei tipi appunto prestabiliti, però nessuno mi vede nel progetto di fare un bel modifica tipo duplica e andarmi a creare. Allora, volevo chiudere con una cosa abbastanza particolare, che non tutti sanno, ovvero la possibilità di creare i tipi tramite un file di testo. Quindi questo nome, ho creato semplicemente due tipi, 130x150. Esiste la possibilità di andare a dirgli esporta tipi di famiglia, esporta facciamolo qui dentro, anzi no, dove l'ho salvata, su desktop, tipi di famiglia, ok, salva, lui mi crea un file txt che andiamo ad aprire, eccolo qui, del genere. A questo punto io posso aggiungere, volendo, vediamo un po' di più, altri tipi. Quindi mi copio questa riga, Ctrl C, Ctrl B, e dico che okay, voglio creare anche il tipo 120x150, ovviamente vado a cambiare questo valore, no, dov'è? Era 130, scusate, questo valore. Me lo creo anche un altro. 160 per 150 e vado a cambiare questo valore. Ovviamente sto cambiando solo la larghezza, ma questi sono tutti i parametri che posso tranquillamente cambiare. Salvo e chiudo il file. Questo si chiama catalogo dei tipi. Quindi quando vado a chiudere la famiglia, oltre ai tipi che ho creato, andiamo a crearci anche un nuovo progetto, un modello architettonico.
E vado a inserire la mia famiglia da finestra, carica famiglia. Si aprirà questa schermata con la possibilità di andare a scegliere i tipi che voglio caricare. Ok? Questo succede, se avete notato, se usate Revit, soprattutto per la parte strutture, diciamo, succede spesso quando caricate le travi in acciaio, magari il catalogo dei tipi, eccetera, eccetera. Ok, è stato generato così, si chiama catalogo dei tipi. A questo punto io mi carico tre tipi su quattro. Questi tre tipi appariranno qui dentro. Quindi andiamo a inserire la nostra finestra. Va bene, se poi ce ne sarebbero di cose da dire, ovviamente il tempo è quello di una webinar. Vi invito tutti al nostro corso di percorsi BIM per un approfondimento sulle famiglie. Ovviamente questo è semplicemente in mezz'oretta, 35 minuti, abbiamo creato una famiglia di finestra. Bene, io ho finito, lascio la parola alla mia collega Roberta. Sì, grazie Paolo. Ecco, allora a proposito di corsi e percorsi BIM, in questo caso, prima di passare alle domande, ne vedo già un paio, ma vi invito a scrivere nel frattempo e a pensarci, a scriverle appunto nel pannello delle domande. Volevo darvi qualche informazione in più sui corsi che GRAITEC organizza. Sono dei corsi formativi periodici sulle diverse discipline. Si può scegliere il modulo che si preferisce o l'intero percorso. Il prossimo in partenza è il 28 aprile, quindi partiremo da Architecture, Structure, MEP, il modulo BIM Coordination, quello sul quadro normativo, poi più la preparazione all'esame eventualmente per chi decidesse di farlo e infine poi l'esame per BIM Specialist e BIM Coordinator. Come sempre, per chi volesse maggiori informazioni, trovate poi il link alla pagina diretta nella mail di ringraziamento che riceverete al termine del webinar. Bene, adesso è arrivato il momento di passare alle domande. Ne vedo già un paio. Sì, allora c'è Giacomo che ci chiede: lavoro con Inventor, ma mi interfaccio spesso con persone che utilizzano Revit Map. Come posso far dialogare al meglio i due software? Vai Paolo. Sì, grazie Giacomo. Allora, diciamo che non sono un esperto di Inventor, però diciamo il flusso di lavoro, bene o male, lo conosco. Esiste una gestione del BIM anche da parte di Inventor che mi permette di esportare, in questo caso mi sembra parlare di impianti, appunto, quindi ho la macchina o il pezzo, diciamo, quello che voglio esportare in RFA, prima però semplificando abbastanza automaticamente l'oggetto, perché sapete che comunque i file di Inventor sono file costruttivi, quindi risulterebbero abbastanza pesanti all'interno di Revit, quindi c'è questa funzione per semplificarlo ed esportare direttamente in RFA. La particolarità, tra l'altro, rispetto magari ad altri software, innanzitutto che esporta direttamente in un formato di Revit, ma in più, se parliamo di impianti, riesce a mettere i connettori. Connettori quindi per HVAC o connettori idraulici o connettori elettrici senza dover rimettere i Revit, li posso mettere direttamente da Inventor. Quindi invito a vedere, diciamo, questa funzionalità all'interno di Inventor e aprire la famiglia Revit per poi vedere il risultato. Beh, adesso poi non ho Inventor qui da far vedere, ovviamente. Spero però di aver risposto alla tua indicazione. Bene, grazie. Poi c'è Matteo che ci chiede, ma quindi la seconda anta non dovresti vincolarla anche al telaio? Probabilmente quando hai fatto vedere qualcosa, non so se vuoi riprendere lo schermo per rispondere o... Sì, Ok. un attimo che. Vai. Aspetta che. Avendo più schermi poi. Ok, quindi la seconda anta al telaio. Vediamo, torniamo nella famiglia. Probabilmente l'ho già vincolata al telaio, se non mi sbaglio. Beh, sì, è già vincolata. Ci sono queste vincolate. Vedete che selezionando una delle linee abbiamo, diciamo, i lucchettini che mi fa vedere dove sono vincolate. Effettivamente l'anta è vincolata al telaio. Vediamo l'altra, scrupolo, magari
Spero di non essermi sbagliato. Ah no, forse mi sono perso un pezzo io, scusate. Sì, bisognava vincolare il fatto che andando veloce mi sono perso un piccolo pezzo. Matteo, tra l'altro lo conosco, ecco perché forse mi ha ripreso. Ciao Matteo, grazie. Grazie per l'osservazione che mi era sfuggita. È l'emozione del webinar. Dei tempi stretti, direi, del È voler far sempre più vedere fresco, tante sì. cose, il tempo è sempre tiranno. Bene, poi c'è Giovanni che ci chiede se è possibile parametrizzare il numero di ante per una finestra o portafinestra. È possibile parametrizzare il numero di ante, bisogna creare una famiglia nidificata con un parametro di matrice. Ovviamente adesso è un po' difficile da dire o spiegare, tra l'altro si può associare anche una formula a questo parametro di matrice, che mi va per esempio a conteggiare, cioè a moltiplicare l'anta a seconda della lunghezza o della larghezza, che dir si voglia, della finestra. Sì, è possibile. Ok, poi c'è Veronica. Bene, una presenza femminile, così mi sento meno sola. Ciao Veronica, che ci chiede: una volta semplificati i modelli di Inventor, oltre i connettori, il modello non è parametrizzato in Revit, giusto? Non è parametrizzato riguardo alle dimensioni, esatto, le dimensioni rimangono fisse, non si possono esportare i parametri in Inventor, però tutti gli altri parametri di descrizione, piuttosto che commenti vari, eccetera, eccetera, quelli descrittivi, diciamo, con parametri insomma che non derivano dalle dimensioni, quelli sono esportabili. Purtroppo le dimensioni no, quindi sì, giusto, diciamo, giusto in parte. Ok, Grazie, Veronica. proseguiamo con Vincenzo che ci chiede se è possibile impostare parametri termici di serramento e vetro ed eventualmente come si potrebbe procedere. Allora, esistono due possibilità: o impostare questi parametri per quanto riguarda il materiale, quindi praticamente vado a prendere il materiale vetro, in questo caso, e abbiamo tutti i parametri termici qui dentro. Oppure, se voglio farlo manualmente, senza passare, diciamo, dal materiale, ma secondo me è anche la strada più giusta, in realtà, la prima, posso crearmi io dei parametri nuovi e associarli appunto alla parte termica. Attenzione, però, questi sono parametri che poi non verranno letti all'interno di Revit per l'analisi energetica. Quindi bisogna sempre impostarli sui materiali, in sostanza. Dipende dallo scopo, insomma, dove si vuole arrivare con l'impostazione dei parametri termici. Se è uno scopo, diciamo, descrittivo di esportazione, magari si può fare anche la seconda, si può utilizzare la seconda ipotesi. Se si vuole eseguire un'analisi energetica in Revit, invece, o con Insight, o in Revit, insomma, bisogna impostare sui materiali. Ok, grazie. Al momento non vedo altre domande, lasciamo ancora qualche secondo se magari qualcuno ci sta ancora pensando, se no ci avviamo verso la chiusura. Ok, no, non vedo nessuno. Allora, mi riprendo rapidamente lo schermo, così vi passiamo i contatti diretti. Ecco la mail di Paolo, paolo.esposito@gratec.com o info.italy@gratec.com, quindi scriveteci se dovesse venirvi in mente qualche dubbio, qualche chiarimento anche in un secondo momento. E soprattutto vi consigliamo di seguirci sempre, di dare uno sguardo alle nostre pagine social, quindi sia LinkedIn, YouTube e Facebook, dove troverete sempre contenuti aggiornati sia sulle webinar, ma tanto altro relativo al BIM. In ultimo, prima dei saluti, trovate qui il calendario aggiornato delle prossime webinar, quindi dal 22 febbraio fino all'8 marzo, su diverse tematiche interessanti, come potete vedere. Anche di questo riceverete nella thank you mail il link alla nostra solita pagina per poi potervi iscrivere alla tematica che vi interessa. Bene, noi vi ringraziamo, allora ci vediamo martedì prossimo alla prossima webinar. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, grazie a tutti.